Benvenuti al quarto appuntamento di Respirazione per il Canto. Oggi ci occuperemo di un argomento un pochino dibattuto, che è quello della pancia. La pancia per i cantanti nella respirazione e nel sostegno. Oggi ci occupiamo di respirazione, quindi non tratteremo l'argomento della pancia per quanto riguarda il sostegno, anche se è tutto collegato, nulla si può spezzettare nel canto. Però faremo degli esercizi di respirazione per vedere come utilizzare la pancia, in dentro, in fuori. Ci sono tanti tipi di esercizi che cercano di forzare una posizione, ma forzare le posizioni ci toglie quella naturalezza che in fondo garantisce un buon canto, un canto spontaneo e ben interpretato. Quindi che cosa possiamo fare? Noi abbiamo capito, no? Dagli esercizi precedenti che dobbiamo imparare ad usare la quantità di fiato che entra e che esce. Abbiamo capito che in qualche modo dobbiamo mantenere una postura ben eretta e che quindi dobbiamo permettere al torace di aprirsi e di chiudersi nel modo migliore possibile senza che questo produca delle tensioni, il che necessita di esercizi di rilassamento, però ovviamente poi anche di una tonicità fisica, quasi sportiva, da atleta. Quindi come possiamo fare per capire cosa fa la nostra pancia? La nostra pancia non deve né stare in fuori, perché altrimenti il suono diventa così, neanche in dentro, perché sennò sembra che ci stiano dando un pugno nella pancia. Come possiamo fare? In linea di massima sì, è vero, la pancia va in fuori, ma ci sono delle donne, per esempio, delle persone che sono estremamente magre e loro non sentono la pancia andare fuori. Non è, per loro diventa una forzatura pazzesca. Per gli uomini è più facile, per le donne proprio no, per niente. Quindi cerchiamo di capire come lasciare che gli addominali facciano il loro non lavoro, mentre lavorano ovviamente i dorsali e i laterali, e lavora il pavimento pelvico, ma sul pavimento pelvico faremo un discorso a parte. Quindi che cos'è che ci aiuta a lavorare correttamente col diaframma durante una buona inspirazione? Un'apertura del torace, quindi apriamo il torace e a questo punto proviamo a eseguire un esercizio di questo tipo, come se avessimo uno stantuffo che dalla pancia butta fuori l'aria. Proviamo. Sentiremo che la pancia va un pochino in fuori. Proviamo ancora. Ora ci rilassiamo un attimo, cerchiamo di non andare in iperventilazione, attenzione, soprattutto se è estate questo può succedere, quindi non dobbiamo permetterlo. Ancora, inspiriamo, torace, schiena, con la pancia. Molto bene. Adesso proviamo a eseguire un suono. Mom, 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 mom. Se non riusciamo a eseguire questo esercizio con la pancia, mom, partiamo sempre dai fianchi, dobbiamo provare a immaginare di riempire un palloncino. E rilasciamo. Quando noi facciamo questo, ci accorgiamo che la muscolatura si posiziona, ma principalmente sono i muscoli laterali che vanno verso l'esterno. Gli addominali non devono assolutamente essere interessati, quindi per evitare di sbagliare, mettiamo la mano sullo stomaco, sospiro di sollievo, ancora. Sentite che cosa succede durante il sospiro di sollievo, la pancia va un po' in fuori. Ma non dobbiamo forzarla noi, ci va lei. Se la nostra pancia non avvertiamo che va in fuori, avvertiamo un senso di disagio, ancora sospiro di sollievo, schiena dritta, spalle dritte, scapole indietro. Lasciamo che la pancia si rilassi. Ripetiamo l'esercizio del palloncino. E rilasciamo. Ancora il palloncino. Uno, due, rimanete in quella posizione, io ovviamente devo contare. Uno, due, tre, quattro, cinque. Rilasciate. Ancora palloncino. Fino a otto. Uno, due, tre, 4, 5, 6, 7,
adesso eseguiamo lo stesso esercizio del palloncino, però senza gonfiare la faccia, soltanto eseguendo lo stesso movimento che abbiamo eseguito nell'esercizio del palloncino con il torace. E vi chiederò semplicemente di contare con me. Quindi se voi durante mentre contate vi accorgete che la voce esce, vuol dire che c'è qualcosa che non è, c'è la tensione che si è creata da questo movimento imposto. Se invece questo movimento imposto non è esagerato ma è equilibrato, allora il suono vi uscirà normale. Quindi proviamo a farlo. Partiamo con il palloncino, poi rilasciamo i muscoli della faccia e iniziamo a contare. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo esercizio può andare avanti per delle ore perché in realtà non c'è nulla che vi vieta di eseguire dei micro respiri mentre rimanete in posizione. Quindi perché no? Ripetiamo. Rilasciamo, manteniamo la posizione verso l'esterno dei fianchi e della schiena e quindi di conseguenza anche della pancia, micro respiro, possiamo rimanere in questa posizione e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ci fermiamo. È un movimento che non deve essere troppo, perché altrimenti vi accorgete che la voce non suona così. Deve essere possibile contare con dolcezza, con forza, con tutto quello che volete. È un movimento muscolare molto semplice, verso l'esterno e basta. Quindi il muovere verso l'esterno i laterali e i dorsali, se in qualche modo fa andare un pochino fuori la pancia, è giusto. Se la pancia comunque non esegue un grande movimento in avanti, non è un problema. L'importante è che sentiate di essere come una sorta di bolla sulla quale appoggiate il torace e lo stomaco rilasciato. Facciamo ancora un po' di sospiri di sollievo per essere sicuri che il vostro stomaco sia rilasciato e poi lo eseguiremo ancora una volta. Molto bene, di nuovo il palloncino, spalle in giù, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Sospiro di sollievo. Sospiro di sollievo. Ricordatevi, se dovesse girarvi la testa, aspettate un attimo. Rimanete in posizione seduta, respirando normalmente, senza forzare assolutamente. Eventualmente tenetevi una caramellina a fianco. Perché se fa tanto caldo magari un pochino si hanno dei sensi di sbandamento. Allora, io spero che questo esercizio vi sia tornato utile. Naturalmente aspetto vostri commenti e richieste. E se questi esercizi vi sono piaciuti, non dimenticatevi di mettermi un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale. È molto importante anche farsi seguire personalmente durante l'esecuzione degli esercizi, perché l'occhio di chi vi osserva e di chi vi ascolta, l'orecchio di un insegnante di canto, è fondamentale. Quindi se non avete un vostro insegnante con il quale già seguite delle lezioni, per cui seguite le mie per compensare, per approfondire, potete contattarmi su Skype e lavoreremo insieme. Se volete sostenere il mio progetto online, invece potete sostenermi su Patreon e PayPal. Buon canto a tutti e alla prossima. Ciao!